quadro. Ma un ringraziamento particolare al mio amico Fabrizio D'Antoni, l'onorevole Fabrizio D'Antoni, che appena gli ho illustrato questo progetto di solidarietà, si è subito attivato per far sì che questa sala diventi per qualche ora nostra. Una bellissima sala, grazie Fabrizio, tu sei sempre in prima linea quando si parla di solidarietà. Questa non è campagna elettorale, perché l'abbiamo è finito. E quindi io passo la parola a Fabrizio Santori, l'onorevole Santori. Grazie Fabrizio. Grazie a tutti voi, grazie a te Fabrizio Pacifici, perché sei un amico, ma sei un organizzatore di importanti eventi in questa città che non possono essere definiti soltanto eventi, ma sono iniziative di profondi messaggi che vengono lanciati alla città, e quindi l'amministrazione di Roma Capitale non può che accoglierli e poter essere di aiuto in questo percorso di solidarietà, di vicinanza, di beneficenza, di attenzione a quelle che sono anche le grandi situazioni che si possono generare, che sono appunto un punto di riferimento per tutti i cittadini romani. Quindi grazie a te Fabrizio per la tua presenza e le tue attività. Ringrazio anche il presidente Italo Lapenna per questa iniziativa, Nico, per Maenza e tanti campioni che vediamo qui. Stefano Pantano, Bruno Giordano, Giuseppe Giannini, Felice Mariani e tanti altri che appunto sono presenti e che rappresentano uno straordinario patrimonio per questa nostra città e in generale per l'Italia. Quindi, quando si uniscono i temi del tricolore, quindi quelle che riguarda appunto lo sport, i principi dello sport e anche la questione della solidarietà, noi non possiamo che essere presenti, quindi ci mettiamo a disposizione come Roma Capitale, accogliamo queste iniziative, accogliamo i contenuti e i messaggi che ci sono all'interno, messaggi di persone che hanno vinto, che hanno ottenuto importanti risultati e che li mettono a disposizione dei giovani, quindi lo faremo anche all'interno delle scuole se ce lo permetterete, ma soprattutto con lo sport. Aiutare le persone che soffrono, le persone più deboli, e questo è lo straordinario evento che può portare solo in questo momento, ed è solo in questo appunto, a un percorso che ci vedrà protagonisti e su cui noi saremo sempre di ausilio, di aiuto per darvi una mano e per essere al vostro fianco. Quindi vi ringrazio per quello che farete da qui in avanti, ringrazio anche la presenza del presidente Corso di Sport e Salute, che ha presentato la dottoressa. Ringrazio anche Luigi Carraro, il presidente internazionale del Padel, perché come sapete con questa iniziativa sta soltanto nel Padel, e quindi abbiamo voluto coinvolgere tutti per essere solo un livello di inizio del percorso che sicuramente vi vedrà protagonisti e ci vedrà, se lo volete, da parte nostra umilmente a disposizione di questo percorso importante nel futuro. Grazie ancora a tutti, buona continuazione.